Amici del calcio a 5, buonasera e ben ritrovati a Zona Futsal. L'approfondimento sul mondo del calcio a 5 a cura della redazione di Radio 0.0. È stato un altro weekend fantastico per la Bitonto del Futsal, un weekend in cui la femminile ha vinto gara 1 e si prepara adesso alla ipotetica e speriamo di sì, festa scudetto di venerdì 9, e un weekend in cui il Futsal Bitonto al termine di una gara travagliata ma bellissima, non sarebbe stata una gara da Futsal Bitonto, ha staccato il pass per la, per la Serie A2. Parleremo di questo e parleremo anche di tanto altro in questa puntata di Zona Futsal. E lo faremo con due ospiti che ho marcato stretto per tutta la stagione, ma alla fine ce l'ho fatta portare qui con me in studio. Il capitano del Futsal Bitonto, Dario Orlino. Buonasera. Buonasera a tutti. E il preparatore dei portieri, nonché anche mister, possiamo dire in questo caso, del Bitonto C5 femminile e Futsal Bitonto, Beppe Colaianni. Buonasera, Danilo. Buonasera, signori. Dicevamo, la femminile ha vinto gara 1 finale scudetto in quella di Montesilvano, battendo per 4-2 in trasferta il, il Tiki Taka a Francavilla. Beppe, una gara non semplice, una gara in cui le sfumature che sono tantissime in questo sport sono state tantissime in una gara, ma una gara in cui il Bitonto ha dimostrato di, voler, di volersi cucire questo tricordo addosso a tutti i costi. Sì, Danilo. Una gara da tante sfaccettature, tanti colori, eh, ci sono momenti e opportunità che abbiamo sfruttato e qualcuna meno, il risultato è quello che conta alla fine. È un momento storico, ne parlavamo prima, è un momento storico per la città di Bitonto, io sono orgogliosissimo di farne parte, non sono di Bitonto ma nel mio sangue scorre il colore nero-verde, questo è sicuro. È un, colore, è un colore bellissimo, è un colore che ha dipinto anche di nero verde il settore di Montesilvano, perché c'è stato un maxi esodo dei bitontini in quel di, Monte, di Montesilvano. Bitontini che hanno potuto assistere ad una gara fantastica. Che prego alla regia di, di mandare in onda e di commentare assieme a te, e Beppe. Perché il bitonto passa in vantaggio. Subisce l'1-1 a fine primo tempo, subisce il 2-1 e inizia il secondo tempo, reagisce da grande squadra e vince 4 ore 2 e il sintomo è che questa squadra, non che ce ne fossero ulteriori conferme, ha la propria forza all'interno dello spogliatoio. È il risultato di una stagione che conferma un gruppo forte, sì. Questo è evidente, questo lo sentiamo a pelle. Un gruppo forte, quando dico gruppo non è solo il gruppo squadra, ma il bello di Bitonto uh, grazie agli sforzi di Silvano e avere tutta la società che in qualsiasi situazione cerca di trovare la soluzione migliore a tutti e fa stare bene tutti. Il risultato delle giocatrici che stanno a fine stagione in una forma strepitosa è già un risultato importante, va detto un grazie a, a chi di competenza. E niente, una partita, come dicevo, uh, particolare in un certo punto, nel finale del primo tempo. Dove per un errore tecnico subiamo l'1-1, una partita tesissima e al rientro, così come abbiamo visto, ci ritroviamo sotto di un gol a 7 secondi dalla fine. E niente, uh, Danilo, tu che come me la vedi da ogni settimana, la vivi ogni settimana, è evidente il contributo mentale di ogni singola giocatrice. Poi ripeto. Sono opportunità, però sono gare così importanti che non vince la più forte, ma vince chi sbaglia meno. Vince chi sbaglia meno. E sicuramente Dario sta sbagliando meno il Bitonto. Ne parlavamo prima della trasmissione. Quello che sta facendo questa squadra è qualcosa che, all'interno del Panorama Futsal, ma non solo del Panorama Futsal, resterà per sempre nella storia. Assolutamente sì, è qualcosa di, di straordinario, non solo per il panorama Futsal ma per tutta la città. C'è tantissimo entusiasmo, tutti aspettano con ansia la partita di venerdì, me compreso, quindi speriamo di poter festeggiare tutti insieme. Mi ricollego a quello che diceva Beppe, dalle immagini della partita di... Da, da gara 1 è evidente la forza di questa squadra. È evidente che la squadra forte reagisce nei momenti importanti. Quindi, gol dell'1-1, il gol del 2-1. Ad inizio e tem secondo tempo, scusami, potevano tagliare le gambe a qualsiasi squadra, però la forza viene fuori in quei momenti e si è vista la forza della squadra. Non sappiamo se sia questione di ruolo o questione di passione, ma anche il capitano del Futsal Bitonto, Dario Orlino, ha un idolo del Bitonto C5 femminile ed è quella che ha fatto la doppietta, la doppietta domenica. Che giocatrice è Diana Santos? È una giocatrice pazzesca. Io la, la seguo in questi anni, da quando è arrivata a Bitonto ovviamente, ma è una giocatrice sublime. Non sbaglia un passaggio, sa sempre cosa fare, sa sempre dove essere. In mezzo al campo e poi ha un tiro devastante. Beppe, c'è un'immagine bellissima, penso che te la porterei dietro per, per tutta la vita. E, e quella dove a fine gara corri in, in scivolata verso, verso Bianca Castagnaro, innanzitutto, come stanno le tue ginocchia? Partiamo da questo presupposto: eh, per deformazione professionale, quella non è una scivolata, ma è una brasiliana. brasiliana. <ride> la chiusura su Bianca: degli tagli, degli tagli. Al, al di là degli, degli, della battuta, e sono situazioni. E momenti di, di grande tensione, ansia positiva, che inevitabilmente è in modo inconscio, e il cuore ti porta a fare quella corsa disperata per essere il primo ad abbracciare il mio portiere. Volendo usare una sorta di meme su Facebook, alleggeriamo un attimino la, la puntata, potremmo dire che essere l'allenatore del Bitonto C5 femminile di Bianca Castanero contemporaneamente non è per niente stressante, lo dice il sudore di Beppe Colaiani. Abbiamo visto una camicia leggermente, leggermente bagnata, tantissima tensione, tantissima emozione, ma anche tantissimo orgoglio. Orgoglio infinito, il risultato... Allora, nulla viene per caso. Il risultato, la prestazione di un qualsiasi giocatore così come ce lo ripetiamo noi dello staff, eh, passa inevitabilmente dalla settimana di lavoro. È solo una questione di tempo. Va riposta su Facebook, vado a evidenziare questo discorso che è tutto una questione di tempo. La stessa cosa è stata è stato con, uh, con la crescita esponenziale di, di Bianca, Bianchina, Bianchina, e niente, la camicia bagnata è eh, eh, colpa della giacca. Non c'era stress, non c'era ansia. E niente, ho vissuto ogni singolo secondo di quella partita da in prima linea grazie al favore che mi ha fatto quella dura di Gianluca. E sì, è un'esperienza indimenticabile. Esperienza indimenticabile. Così come indimenticabile è la settimana che sta portando a gara 2. Che potrebbe ricordiamolo venerdì prossimo, venerdì 9 valere lo scudetto, il che significa che Bitonto potrebbe cucirsi il tricolore sul petto. È una settimana di attesa, è una settimana di ansia, ma anche una settimana di euforia. L'euforia, però, va sempre gestita. C'è cioè da affrontare una settimana di lavoro. Come si stanno preparando le ragazze? Ma soprattutto come ci si prepara ad una partita così? Bene, eh, l'aria che si respira. Qualcuno potrebbe dire: Ma strano, però è tanta serenità Danilo. S quasi si tocca con mano la, la consapevolezza di avere tutti gli strumenti per poter fare bene. Ora, vuoi il risultato positivo della settimana scorsa, vuoi la grande cavalcata contro il Falconara, che hai messo l'anima in campo per essere oggi a poter parlare di un eventuale, non lo dico, cosino che si mette qui, quella forma, quella forma, eh, non lo di diciamo, strana. E, 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 tanta roba, e tanta roba, non dimentichiamo, grazie al, al Presidente Silvano, questa, questa società è giovanissima, e nel giro di tre anni, considerando anche l'epilogo della C, Abbiamo già raggiunto degli obiettivi importantissimi, spero che non siano oh, solo alcuni della nostra carriera qui a Bitonto e vediamo che cosa succede. Abbiamo allora. lavorato, stiamo lavorando, lo faremo anche per Gara 2, spinti da una, una cosa speciale che c'è a Bitonto, che probabilmente gli altri non me ne vogliano, ma ci invidiano in altri palazzetti d'Italia anche il grande, il grande pubblico, una cosa a cui ogni, ogni santissima partita io personalmente ringrazio perché è, è una forza in più, è una motivazione, il coro, Andrea il bambino, ma tanti, tante cosette che davvero tu dici sono in paradiso. Sono in, sono in paradiso e in paradiso c'è anche il futsal bitonto, ma ne, remo, ne parleremo ancora più tardi. Parlavamo di pubblico, fra il pubblico molto spesso ci sei anche tu, c'è la Biceglie, ci sei nella maggior parte delle gare della, della femminile, vista da fuori questa squadra che effetto fa, ma Beppe ricordava anche la gara col Falconara, tu sei un giocatore di futsal, certe partite... Quanto lasciano, quanto lasciano il segno, quanto è bello viverle e quanto è bello vivere quei momenti lì. Eh, vivere quei momenti è bellissimo, anche perché queste partite ti danno una carica, ti danno un trasporto che comunque lo senti poi durante il, il corso delle settimane. Io cerco di essere sempre presente, purtroppo gli impegni sono quelli che sono, però ho sempre seguito la squadra, tra l'altro noi eh, la viviamo giornalmente vedendoli allenare prima di noi, quindi... Uh, viviamo quella che è la serietà, l'organizzazione, l'entusiasmo che gira intorno a questa squadra, quindi solo come diceva giustamente Beppe, solo dietro il lavoro costante e, e puntiglioso, di, solo con quel lavoro puoi raggiungere degli obiettivi e dei risultati, che è quello che fino ad ora stanno arrivando e si spera arrivino al più presto. Lo diceva anche Beppe prima, in due anni si stanno raggiungendo risultati straordinari, ricolleghiamoci al discorso di prima, Bitonto sta, sta segnando un punto di non ritorno ma bellissimo nel, nel futsal, perché probabilmente nella propria storia non si è mai visto un ex qua così grande delle squadre di futsal a Bitonto, il che significa che chi ha creduto tantissimo in questo progetto tanti anni fa, ha avuto pienamente ragione e i risultati oggi dicono che ha fatto benissimo a Credici Nonostante tutto sembrava girare insomma, per, per il verso storto Assolutamente sì, quest'anno quest è, è magico Aspettiamo la, la fine però, è un anno magico per tutto il movimento Soprattutto per chi uh, ha creato questo movimento a bitonto O comunque ha insistito molto affinché ci fosse abitante una squadra di futsal maschile eh, inizialmente poi la femminile, mi riferisco ovviamente so, tra i, soprattutto a Vito Cozzella, al direttore Cozzella. Una persona eccezionale, lo, lo conosciamo tutti, però è grazie a lui, grazie a, diciamo, alla sua visione e al, al, al suo modo di fare che comunque ora eh, c'è qualcuno che sta mettendo le basi per qualcosa di importante. Qualcosa di importante come quello che ha fatto Fuzza Bitonto, E come quello che insomma, aspettiamo tutti che faccia anche la, la femminile. Perché mancano 48 ore, Sopra per giù, insomma, al, al fisco di inizio della, della partita. Beppe. Ricordiamo che sono attivi i punti di prevendita di, di Bitonto in cui è possibile acquistare il, il tagliando perché è fondamentale acquistarlo insomma, in prevendita per non avere nessun tipo di problema. Poi all'ingresso del Pallapanzini, si va verso il sold out, si va verso il sold out, si va verso la bolgia del Pallapanzini si va verso il caos totale ma si va verso anche qualcosa di bellissimo sicuramente si va verso una grande festa una grande festa di sport l'abbiamo ripetuto più volte e la gara è una cosa a sé poi lo spettacolo deve, non deve mai mancare per chi ama questo sport deve essere una, una caratteristica fondamentale la gara la gara segna come hai detto un punto di non ritorno un segnaposto sul tavolo delle grandi in modo deciso abbiamo vinto la Coppa Italia stiamo lottando per un trofeo ancora più importante e magari vediamo in quante altre ore di attesa per sapere come andrà a finire lo scopriremo il prossimo venerdì 9, 9 giugno non vediamo l'ora di poterlo scoprire perché c'è una città, ricordiamolo, che è praticamente in, in, trepidante, in trepidante attesa. La stessa attesa che la scorsa settimana la città ha vissuto per uh, la finale di ritorno del Futsal Bitonto. Dopo il 5-0 nella gara di andata contro il Real 5-Raw di, di Milano, il Futsal Bitonto dimostra ancora una volta di essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, ma quest'anno sappiamo che questo Bitonto non voleva essere nient'altro che, che quello lì. Soffre tantissimo. Soffre quasi anche più del, del dovuto, ma alla fine fa festa e lo fa grazie ai gol di due bitontini che sono Raffaele Acquafredda e qui presente come Dario Ordino. Dario, Dario, sei stato uno dei primi giocatori del calcio a 5 qui a Bitonto e sei stato quello che ha segnato il gol decisivo per il Futsal Bitonto, che ha permesso alla società di, di solamente 5 anni di attività di passare dalla Serie C2 alla Serie A2. Se non è una favola, poco ci manca. Eh sì, assolutamente, è, è un'emozione grandissima. Siamo partiti da niente, ci cioè andavamo in palestra. Arrivare a giocare queste partite è, è veramente una grande emozione. E a fine partita eravamo tutti molto commossi, emozionati, c'era una goduria, quello che c'è scritto sulla maglia. Eravamo tutti molto felici, tutti, veramente, perché è stato un lavoro difficile, è stata una stagione difficile. Siamo, è iniziata in maniera eh, inaspettata, tutti si aspettavano altri risultati anche in virtù del, del roster che era stato allestito perché comunque erano stati presi giocatori da categorie superiori, i risultati non arrivavano, tardavano ad arrivare però devo dire che la società in primis e eh, lo staff tecnico il mister di Bari, Beppe e i loro collaboratori hanno sempre avuto fiducia nella squadra, rinforzandola anche uh, a dicembre. Noi avevamo fiducia, io avevo molta fiducia nei miei compagni perché <ride> erano inspiegabili quei risultati. Quindi alla fine abbiamo avuto ragione. Avete avuto ragione voi, Dario, anche e soprattutto ricordiamolo: a dicembre il Bitonto era terz'ultimo in classifica. Sì. Da lottare per i playoff, stavo lottando per non retrocedere. Soprattutto mancava una pedina fondamentale a questo roster: Chiedi tu? Eri eh. fuori per infortunio. Quanto è stato difficile stare fuori, vedere da fuori soffrire i tuoi compagni. Quanto è stato poi bello tornare in campo, tornare al gol in campionato e mettere a segno due reti fondamentali nei, nei playoff contro la San Giovannese e contro il, il, il Roma Milano? È stato un anno difficile, quello del, dell'infortunio, un anno molto difficile. Ho uh, oh. Per mia scelta sbagliata, poi ho tardato. Alla Pogba, diciamo. Esatto, ho tardato <ride> con l'operazione, però poi ho avuto la fortuna di essere assistito comunque da due professionisti come Antonello e Stefano che mi hanno seguito in ogni passo e quindi hanno saputo consigliarmi nel miglior modo possibile. Sono tornato e poi. Anche grazie all'ingresso di altre pedine in squadra, anche grazie al lavoro fatto durante la sosta, secondo me è stato fondamentale il lavoro durante la sosta per le festività natalizie. Ci siamo uniti e finalmente sono arrivati i risultati che aspettavamo. Sono arrivati i risultati che aspettavate. Dare, sono risultati che sono storici. Perché per la prima volta una società di calcio a 5 a Bitonto raggiunge la serie a 2. Al di là delle emozioni, adesso c'è da mettersi a un tavolo. Programmare una stagione che è complessa, perché la 2 è un mondo ancora più complesso della, della Serie B. Come pensi che ci si prepara ad una stagione così, dopo averla vissuta in una maniera così intensa, così rocambolesca, ma anche così, così esaltante? Queste stagioni vanno pensate e organizzate da subito, è normale che ci siano qualche giorno di, per esettare le idee, però la società sono certa che è già lavoro per, per organizzare, per allestire al meglio la, la squadra per la prossima stagione, alla fine sono persone competenti, persone serie e hanno del, fanno dell'organizzazione il loro punto di forza, quindi so che si faranno trovare pronti. Dario, prego la regia di mandare in onda le, le foto che ho fatto scovare insomma, questa, questa mattina sono due foto che ritraggono te, così come il direttore sportivo Cozzella e qualche tuo compagno di squadra quando giocavate eh, o nella palestra del, dell'istituto te tecnico commerciale o al circolo, al circolo tennis penso che risalga all'anno 2014 se, se non vado errato sì. nel 2014 il movimento puzza al Bitonto era pressoché nulla era nulla, era una squadra allestita <ride> per lo più tra amici con la visione come dicevo prima di Vito la, grazie alla sua passione è nato tutto e eh, ho qualche capello in più anche quindi <ride> quello penso che accomuna tutti e tre come, siamo, come stiamo qui, qui questa, questa sera Dario eh, continuiamo a parlare di, questo, di questa crescita del futsal ma anche della tua crescita quando hai capito che da, dal divertimento si stava creando qualcosa di più complesso. Come ti sei posto, insomma, dal punto di vista mentale, al fatto che stessi diventando un giocatore vero e proprio di futsal? E poi insomma, come ci sei arrivati al, a gestire una gara difficile come quella contro il Ro, perché c'è stato un momento in cui abbiamo avuto paura tutti perché sul 5-1, voglio trovare chi non ha, non ha temuto per, per il peggio, ma siete stati ancora una volta bravi perché nel momento di massima difficoltà siete riusciti a trovare l'episodio e questo mi ricollego anche a quanto ho detto prima con la femminile è sinonimo di uno spogliatoio che è più forte di tutto sì assolutamente innanzitutto alla base di tutto c'è una fortissima passione ne parlavamo anche prima senza la passione non vai avanti perché la passione ti porta la passione per questo sport ti porta via tempo ad altro inevitabilmente quindi ognuno fa i sacrifici <ride> dopo eh, al di là di tutto quello che si vede ci sono dei sacrifici che ognuno, chi più chi meno, fa. Quindi c'è una fortissima passione da parte mia per questo sport e la voglia sempre di mettermi in gioco. Io dico sempre che ogni anno parto col dire che è l'ultimo anno. Chi mi conosce lo sa. Ma Ved è una, una frase che non ti ha mai sentito dire nessuno. Infatti, vedremo, vedremo. Per quanto riguarda la partita di sabato, ma in realtà per entrambe le partite... Uh, la sensazione che avevamo avuto è che l'andata era stata una partita inaspettata perché è un risultato netto, anche, anche uh, stretto per uh, molto stretto, viste le occasioni nettissime avute, però <coughs> sapevamo che affrontavamo una squadra forte, sì. una squadra che in casa uh, cambiava atteggiamento e infatti ci ha messo in difficoltà, quindi sapevamo di dover affrontare una partita molto difficile, è stata forse un po' più difficile del previsto, però eravamo pronti. Concordate com'è che sia la, la, la sfida con la San Giovannese che quella con il Real Five Road sono state due sfide a specchio. Probabilmente per delle società che non sono abituate ad un tipo di trasferte così hanno influito i viaggi, L'andata sicuramente lunghi, il cambio di abitudini, la, la sveglia di prima mattina. Forse hanno inciso anche questi fattori qui perché quando sono venuti a Bitonto hanno sofferto loro, quando è andato a Bitonto lì abbiamo, abbiamo sofferto noi. Probabilmente sono state due gare che possiamo definire equilibrate da questo punto di vista. Sì, potrebbe anche, potrebbe anche aver influito quello, così potrebbe aver influito il cambio di, di struttura, perché ognuno è abituato a giocare all'interno del, della propria struttura con le proprie dimensioni, le dimensioni cambiano a seconda del palazzetto. Però. Anche le temperature, perché vuol dire che Tantito e Milano si è giocato in un, in un clima pazzesco. Sembrava in di infatti. giocare al Cairo praticamente. Però alla fine, quando sei lì, pensi solo a giocare. Non senti niente, non pensi alla stanchezza, arrivi a fine partita anche con i crampi, ma devi arrivare fino in fondo. Devi arrivare fino in fondo, siamo arrivati fino in fondo e siamo arrivati con, ripeto, due gol di due bitontini. Non so se sta scritto da qualche parte, però se è scritto da qualche parte è scritto bene, perché vincere con due gol dei bitontini è, è ancora più bello. Ricordiamo che c'è stato anche l'assist di Ferdinelli sul, sul 1-0 e l'assist di Cassanelli sul 5-2. Sul sul sono, sono cose bellissime, sono cose importanti e sono sinonimo di, di un gruppo che a dicembre ha saputo guardarsi bene negli occhi, ha saputo dirsi quello che non andava e ha saputo poi tracciare nuovi orizzonti e raggiungerli. Assolutamente sì, il gol è sempre un piacere personale, non sono solo il gol in final, nella finale di ritorno, il gol mio e di Raffaele, anche Antonio ha fatto una doppietta. Assolutamente nella... sì. Nella gara di andata anche però, quella con la San Giovanese, esatto, non dimentichiamo. Però, i gol nascono da un lavoro di squadra. Quindi al di là delle soddisfazioni personali, la soddisfazione più grande è quella della vittoria, della vittoria e del, del passaggio in serie a 2. Poi penso sia un motivo d'orgoglio anche per la società che ha visto questi ragazzi, mitontini, crescere nel corso degli anni, affrontare le diverse categorie. E seguendo la squadra, risultando quasi sempre inadatti poi per qualsiasi categoria, perché da fuori sembrava sempre no. Non è adatto per fare la C2, non è adatto per fare la C1. No, per la B adesso vediamo noi, un po' per la 2. Impariamo da quelli più <ride> bravi, impariamo e cerchiamo di stare al loro passo. Qua Volendo sempre. cogliere una battuta, insomma, mostrata oggi nel gruppo, Fernelli Banega saranno ancora i due stranieri del prossimo anno. <ride> eh, questo non spetta a me a dirlo. Eh, sono due grandissimi giocatori, li, abbiamo, li conoscevamo. Robertino penso entrambi che... dalle, dalle mille parole lo sì, sappiamo all'inizio. Robertino penso che lo conoscano tutti, è un giocatore eccezionale, di, sicuramente di categorie superiori. Emi da pochi, pochi anni in Italia, però, anche lui ha dimostrato l'anno scorso e quest'anno di essere un giocatore di livello molto alto. Poi in fin dei conti, sono due ragazzi molto bravi, due bravissime persone meriterebbero di essere citati tutti però penso che sia sì. giustissimo anche perché qui c'è Beppe, citarne uno in particolare che è Michele Di Benedetto perché Michele ha dei riflessi che sono sovrumani e penso che così come per lui così come per Bianca Castagnaro grande merito va dato a questo uomo qui perché ha fatto un lavoro straordinario non tanto dal punto di vista atletico quanto dal punto di vista mentale beh sono... grazie sicuramente poi alla fine... Qualsiasi mister vince grazie alla squadra. Un preparato dei portieri vince grazie al suo portiere. E la prestazione, il percorso di Bianca è stato un attimino differente da quello di Michele. Alla fine, mh, festeggiamo un'annata comunque strepitosa di entrambi. E non vorrei dimenticare anche dell'altro portiere, Schettini. Assolutamente perché poi per chi non lo sapesse sono nove portieri in questa stagione, sì, Uno, oh, portiere una, portiere a stagione certo. una rarità ma un grande piacere di uh, vivere ambienti differenti. Michele, partiamo da Michele, così come ha rispecchiato uh, sulla carta il trend negativo della squadra, ovviamente è un gruppo e <ride> anche Michele ne era partecipe. Uh, c'è stato il punto di svolta proprio al Giro dei Boa, a dicembre, dove citando una famosissima frase di un calciatore, neanche mamma e papà mi volevano a casa, è scattata quella scintilla, sono arrivati dei rinforzi. Abbiamo fatto un percorso quasi impaccabile e Michele ha fatto la differenza. Un ragazzo eccezionale, dalle caratteristiche importanti, grandi riflessi, grande forza, non ha paura della palla, leale, che è una cosa fondamentale per il rapporto tra un portiere e un preparatore, e è tanta voglia di lavorare, di imparare. Bianca. Mm, bianca, bianca, stiamo parlando di un altro prodotto, io li chiamo prodotti, no? Perché mi diverto a trovare le soluzioni per far crescere. Anche un, nessun portiere è perfetto, però si lavora per avere prestazioni importanti. No? Bianca arriva in Italia per l'ennesima volta, dopo un percorso importantissimo in Brasile, ha vinto di tutto, quello che non c'era l'ha vinto pure con la sua squadra, e arriva in Italia a preparazione in corso, probabilmente... Non è facile, neanche per caratteri forti, importanti o gente esperta, non è facile tenere quel trend di prestazioni. Eh, il tempo di vedere un po' come funziona qui a Bitonto, e anche per lei c'è stato un punto di svolta. Sì, un lavoro mentale. Più che mentale, eh, ti direi un lavoro di attesa. Ho atteso con tanta tranquillità tutte e due, sia Bianca che Michele. Un'attesa che... È davvero, davvero è valsa la pena di, di attendere perché sono stati due exploit bellissimi da, da vivere, da vedere e da poter uh, raccontare. Dario Lino, siamo, uh, siamo in chiusura di trasmissione. Dalla C2 alla 2, se dovessi trovare una parola o un titolo per raccontare questa storia, che titolo daresti? È un sogno, una goduria pazzesca. Mister Beppe Colagliani parliamo di attesa, ripetiamolo, mancano 48 ore. Un titolo a questa attesa? Forza Bitonto. Non ci sono altre parole che possono, real, real, no, no, che possono realmente uh, descrivere quello che in queste ore stiamo vivendo. Quindi forza Bitonto, perché dall'inizio è stato così, sino alla fine sarà sempre forza Bitonto. È stato meraviglioso raccontare con due ospiti d'onore, perché sono due ospiti d'onore come Dario Orlino e Beppe Colaianni, quella che è stata il weekend del futsal Bitonto. Ricordiamo l'appuntamento di venerdì 9 giugno al Palapanzini di Giovinazzo. Calcio edilizio alle ore 21, gara 2 della finale scudetto fra Bitonto C5 Femminile e Tikitaka Francavilla. Io ringrazio ancora una volta il capitano per tutto quello che ha fatto per, per il movimento futsal a Bitonto e per essere stato come qui questa sera. Grazie a voi. Grazie a voi. Ringrazio Beppe Colaianni per aver creato due mostri come Di Benedetto e Castagnaro e per aver accettato il mio invito qui questa sera, dopo una stagione in cui, per una questione di orari, nove portieri, insomma, capite, non sono difficili, non sono facili da, da non incastrare. È per te. Non c'è spazio, <ride> non è spazio per che a casa c'è spazio per me. Io ringrazio ancora una volta tutti quanti voi che ci avete, ci avete seguito. Speriamo la prossima puntata di poter stare qui a festeggiare qualcosa, non diciamo cosa, ma il mio invito è quello di seguirci nella prossima puntata con tantissime nuove tematiche e la stessa passione di sempre.